Dopo l'inno d'Italia, il maestro presenta un pezzo di Santana, il maestro Giancarlo Gazzari, con questo irresistibile midi, ha voluto rendere omaggio al grande Carlos Santana, nato il 20 luglio 1947 ad Autlán de Navarro, in Messico. Santana affianca il padre nei suoi spettacoli, imbracciando quale primo strumento il violino. Forse è da questa matrice che si può far ricondurre il suo amore per le note lunghe e tenute, sospirate e cantate, così caratteristiche del suo stile e di inconfondibile marchio distintivo. Uno stile che lo rende unico fra tutti i chitarristi elettrici. Dopo il violino, dunque, la chitarra più facile da maneggiare, meno delicata e più adatta al repertorio popolare, ma soprattutto al nuovo genere che si stava imponendo nel mondo, il rock. Diventato ormai un nome e candidato nelle rose delle possibili star che dovranno partecipare ad uno dei grandi eventi musicali del secolo, la celebre Kermesse di Woodstock. Una 3 giorni di pace, amore e musica che attirerà 500.000 di persone. È il 1969, Santana sul palco si scatena e offre una delle esibizioni più emozionanti della sua carriera. Il pubblico va in delirio, Santana è riuscito ad imporre la sua miscela di rock e di ritmi sudamericani che dà vita al cosiddetto rock latino. Vogliate ascoltare Flor Luna, Oye Como Va, Europa es Smooth. Scusate la pronuncia. Thank you.
canzone di successo è una storia davvero molto movimentata, composta da Jacques Revaux con un testo inglese intitolato For Me, è stata in seguito presentata e modificata da vari parolieri, fino a quando il grande Polarca ha redatto l'adattamento inglese su un tema differente. Un uomo fa il bilancio della propria vita e afferma a proposito di uno dei fatti che hanno marcato la sua esistenza. I did it my way. L'ho fatto a modo mio. Il resto è storia. Frank Sinatra, conosciuto con la voce, incide il primo my way. Seguiranno centinaia di versioni.